salmone viene attualmente allevato in mare aperto, quindi ci sono delle grandi reti in mare aperto. E questo sistema di allevamento causa dei problemi sia per quanto riguarda il benessere del pesce che anche all'ecosistema marino. Quindi l'allevamento del salmone del futuro è un allevamento che deve essere spostato a terra in sistemi a ricircolo continuo per minimizzare la quantità di acqua che viene utilizzata. Ma è necessario garantire una elevata qualità dell'acqua dove il pesce nuota. Per far questo, appunto, abbiamo sviluppato questa tecnologia, abbiamo adattato questa tecnologia di cui mi sono occupato negli ultimi anni per garantire, appunto, per garantire l'applicazione di questa soluzione. La tecnologia si chiama ozonizzazione fotocatalitica. Si tratta dell'accoppiamento tra due processi di ossidazione avanzata, che sono appunto la fotocatalisi e l'ozonizzazione, che riescono insieme, tramite l'utilizzo della luce solare e in condizioni ambientali molto blande di temperatura e di pressione ambiente, appunto, riescono a formare delle specie altamente ossidanti in acqua che hanno la funzione sia di degradare le sostanze organiche inquinanti che sono presenti, sia anche di eliminare gli agenti, i microrganismi patogeni che possono, quindi biologici, che sono presenti nell'acqua.